Congresso di Parigi, la Galleria Serrao in Napoli ospita Pareti ad Arte numero 2 a cura di Tiziana Gelsomino che è con noi. Buonasera, è un piacere avervi qui in Galleria Serrao e presentiamo, come diceva Bruno, la seconda edizione della mostra Pareti ad Arte che abbiamo presentato a Parigi con grande successo. Siamo felici che la mostra abbia incontrato il consenso del pubblico, che sia piaciuta e che siamo qui proprio al nostro vernissage tra gli artisti, collezionisti e gli amici che ci stanno seguendo e che ci seguono sempre con grande affetto. Quanti artisti in mostra e quante opere esposte? Allora, sono 7 gli artisti in mostra, perché la particolarità di questa iniziativa è quella di avere 7 artisti ogni volta. E per la seconda edizione di Pareti ad Arte abbiamo Carla Viparelli, Rosaria Mattarese, Salvatore Paladino, Salvatore Vitaliano, Di Bernardo, Luca Di Bernardo e Natalino Zullo, assolutamente, perché Natalino è lo scultore per eccellenza, per cui lui con i suoi ermafroditi ha arricchito la nostra iniziativa. Carmine Di Ruggero è un grande altro artista napoletano che ci segue, e Saria Materese che ora ci racconterà un pochino il suo percorso artistico, ma soprattutto le opere che ha portato con noi in Pareti ad Arte. Grazie. Rosaria Mattarese. Allora, buonasera. La prima opera piccolina, quella che è andata a Parigi, ha come titolo Le Pouvantées e credo che sia abbastanza significativo a giudicare dagli occhi spaventatissimi che ha l'immagine. L'altra grande che sta giù ed era portata a posto nella galleria qua di Napoli perché è più ampia e quindi abbiamo portato un'opera più grande, è un'opera che si ricorda le storie di Abu Ghraib, quindi decisamente molto più drammatica di questa giocosa che rappresenta un personaggino assolutamente spiritoso con la sua lingua a maniglia, insomma, quindi voglio dire, sono proprio due opere completamente diverse. Quella di Abu Ghraib, è inutile che io racconti il dramma di Abu Ghraib che è avvenuto credo nel 2004 e che mi ha terribilmente colpito, insomma, ho fatto una serie di opere su Abu Ghraib. Quella che ho portato qua è una delle opere di Abu Ghraib in cui si vede quest'occhio disperato che ho elaborato con uno specchio, perché l'occhio è lo specchio dell'anima, quindi l'ho proprio rappresentato con un occhio che naturalmente è spaventatissimo da questi drammi di Abu Ghraib che si vedono tutti intorno con delle carte strappate, ricucite, quindi un dramma anche nel gesto di strappare la carta, di strappare questi corpi, come è successo nei carceri di Abu Ghraib purtroppo. Io sento molto il problema sociale, quindi è ovvio che qualsiasi cosa succeda sulla faccia della terra mi prende e quindi mi esprimo con il mio unico mezzo espressivo che è la pittura.